richiesta di autonomia nazionale? Bruxelles sicuramente avrà un interesse a vigilare sul fatto che laddove ci possano essere delle situazioni di mancanza di vaccini, non ci sono posti degli ostacoli a un reperimento internazionale e intraeuropeo di questi vaccini stessi. Come diceva lei, essendo una materia di competenza nazionale, l'approvvigionamento di questi vaccini resta fondamentalmente in mano agli Stati membri e alle autorità nazionali e regionali, in caso dell'Italia. Resti in nostra compagnia, parenti. Intanto vado a coinvolgere Filippo Nelli, presidente della Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici. Anelli, innanzitutto un buon sabato pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. A diversi mesi di distanza dalle prime segnalazioni, le farmacie denunciano che le dosi di vaccino antinfluenzale per le fasce di popolazione che non rientrano nelle categorie protette, mi riferisco agli anziani con più di 60 anni e ai bambini fino ai 6 anni. Quali rassicurazioni vede all'orizzonte? Immagino che anche i suoi assistiti facciano delle domande. Sì, assolutamente. Credo che ci sia un interesse importante nei confronti della vaccinazione antinfluenzale proprio perché per le caratteristiche che questa possiede di proteggere verso una malattia, che è una malattia che dà naturalmente costringe le persone a rimanere a letto con febbre molto alta per molti giorni e questo naturalmente può essere evitato esclusivamente con il vaccino antinfluenzale. I sintomi d'altra parte sono molto simili a quelli del Covid e qui si porrebbe sicuramente il problema della diagnosi differenziale. Credo che i cittadini abbiano tutto il diritto di potersi vaccinare e quindi di evitare questa malattia che li esporrebbe naturalmente ad una, così, ad un percorso anche diagnostico differenziale rispetto al Covid. Ecco, diamo alcuni numeri, così Anelli facciamo capire meglio anche ai nostri spettatori. I vaccini destinati alla popolazione attiva, per esempio studenti, lavoratori che non rientrano nella categoria che citavo poco fa, sono solo 250.000. Questo vuol dire che in media ci sono 13 dosi per ognuno dei 19.000 punti vendita italiani. Considerate che se ne attendevano almeno 1,5 milioni. Allora, qual è la soluzione che può arrivare direttamente dalla vostra federazione, Presidente? Penso ad esempio anche in questo caso al confronto col mercato estero, ma ci sono i tempi? Credo che il tema sia legato prevalentemente alla gestione dell'organizzazione da parte delle regioni, in cui il Ministero può avere naturalmente un ruolo di raccordo e allo stesso tempo anche di facilitazione dei rapporti, soprattutto con i rappresentanti delle farmacie. Io credo che sia giustificato come dire, la richiesta dei farmacisti di avere a disposizione un numero sufficiente di vaccini per soddisfare le esigenze della popolazione. È chiaro che in questo frangente si gioca una partita dove tutti gli stati e quindi anche le varie regioni hanno un interesse ad acquistare dalle aziende farmaceutiche un numero adeguato di vaccini e quindi la disponibilità che rimane sul mercato risulta diversa a seconda di come si è mosso le varie regioni e i vari stati. Di cui credo che sia opportuno che una parte di quei vaccini che sono stati messi a disposizione dello Stato o delle regioni possano in qualche maniera essere distribuiti anche dai farmacisti in modo tale da soddisfare anche il mercato di chi oggi non ha una gratuità ma un'esigenza di vaccinarsi. Ecco, Presidente, ancora un minuto a nostra disposizione. Siamo al 19 settembre. Per le indicazioni che arrivano dalle istituzioni, la campagna vaccinale dovrebbe iniziare primi di ottobre. Difficilmente si rispetterà quella scadenza. E allora? Beh, diciamo che la malattia influenzale, come tutti gli anni, arriva per Natale, i primi di gennaio, è proprio il periodo natalizio che favorisce la diffusione del virus influenzale. Quindi abbiamo tutto il tempo necessario per poter vaccinare. Non saranno certo i primi 10-15 giorni di ottobre a modificare la campagna. Avevamo chiesto un anticipo ai primi di ottobre perché quest'anno c'è un'esigenza Certo. legata alla complessità organizzativa della somministrazione di un numero maggiore di vaccini e quindi questo richiede